È una partita dove effettivamente non ha una relativa importanza sul piano del risultato, ma ha importanza sull'aspetto di continuità, di minutaggio e di un lavoro che stiamo facendo di un anno intero. Quindi spero mi tocchi, almeno festeggio oltre al terzo posto conquistato quest'anno con onore, festeggio la mia 200ª partita, quindi per me sarà Duecentesimo per rinnovare in campionato, quindi per me sarà ancora più gradevole esserci, se così sarà. Però ripeto, sotto l'aspetto dell'impegno della gara sarà affrontata alla stessa maniera come sempre. sì, sinceramente ho avuto un periodo un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, in cui ho avuto anche dei problemi fisici all'adduttore, così. Ho avuto un po' di difficoltà obiettivamente, però ora è già 3-4 settimane che riesco a allenarmi con continuità e credo di aver ritrovato una buona condizione. Tu dici proprio che non hai preferenze, quindi per te è indifferente, ma secondo te il Novara, quante percentuali dai che il Novara possa arrivare in Serie Bella domanda. Al momento ti dico il 25% perché saremo in 4. È vero che forse sulla carta un piccolo vantaggio in più, potendo fare 4 pareggi, l'abbiamo, però poi le partite vanno giocate. Quando vai in A? trasferta troveremo comunque dei campi infuocati, quindi sarà dura anche portare via il pareggio. È chiaro che noi ci proveremo, però al momento ti dico un 25% perché è la logica che mi spinge a dirti questo. E Raffaele invece? Capitano, senti, mi stai ottenendo 26. Perché ti devo rispondere? Eh? Perché ti devo Se vuoi rispondere? anche non rispondere, nessuno ti punta la pietrice di No, nuovo. io però. Non è 50% allora. Va bene, se è proprio per. Per dare motivazioni giuste ai compagni, no? Non, è vero come dice lui, il pareggio non sai cosa succede. Siamo però, ripeto, a livello mentale siamo in una condizione diversa dalle altre, secondo me noi qualcosa in più riusciremo a dare. Quindi speriamo che. Non dirlo è meglio segarsi le gambe, quindi Non diciamo allora niente. lasciamo che sia. 25 più 50 se avete 75 però. Se sommiamo, pensa, la forza del gruppo è quella, la chiediamo agli altri, vediamo se mi danno un È come 1% a testa. supermercato, se danno un buono non è cumulativo con quello Se mi precedente. danno l'1% gli altri siamo a posto. Arriviamo al Buon 100. appetito ragazzi, grazie.